Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo a Cleto in un posto meraviglioso, nella famosa fontana du Siccu. Questo percorso era, diciamo, in questo momento pieno di rifiuti, perché purtroppo l'incuria, come spesso accade in molti luoghi della Calabria e non solo, porta le persone a danneggiare il territorio. Il comune di Cleto cosa ha fatto? Coadiuvato con i ragazzi del servizio civile, ha fatto sì, giusto in questi giorni, oggi è giorno 20 luglio, di ripulire questo bellissimo percorso naturalistico che un giorno, molto presto anzi, si spera possa diventare meta turistica e quindi far beneficiare le persone di Cleto e non solo delle bellezze naturalistiche di Cleto, come per esempio alle mie spalle vedete una vecchia cibbia che sarebbe un contenitore dove una volta le donne venivano a lavare, si riempiva d'acqua e c'è questa una riserva d'acqua. Siamo circondati dalla natura e accanto a me c'è Fedele Montuoro che è assessore ai beni culturali, cioè ai centri storici, ecco, si occupa fondamentalmente di questo. Quindi se vedete per esempio il castello di Savuto, che è l'altro castello, il merito, diciamo, si può dire, dai, un evento ci sarà anche domani, quindi dai, degli eventi. Quindi io chiederei a Fedele innanzitutto l'importanza di questa iniziativa di pulizia, di bonifica da parte del comune di Cleto e quello che insomma sarà e quello che si vuole fare. Guarda, intanto ringrazio ancora i ragazzi del servizio civile e i dipendenti comunali che le hanno coadiuvati, perché veramente quando si vuole fare qualcosa basta un po' di impegno, un po' di organizzazione e si fa bene. Mi vergogno un po' anche a dirlo, io non avevo mai visto questa fontana, è grave perché, come hai detto bene prima, per anni è stata abbandonata, non è stata mai pulita, purtroppo gente, non so come definirla, hanno buttato cucine, brutte cose, nella pulizia abbiamo trovato brutte cose che per ora abbiamo pulito, tolto e ora l'abbiamo resa praticamente fruibile, perché questo è un pezzo di storia del nostro comune. Io ricordo mio nonno me ne parlava, Fontana do Siccu, anche le persone anziane che vivono in borgo dicevano che venivano qua un tempo a prendere acqua, a lavare, e da oggi grazie al nostro intervento è possibile poter venire qui a farsi una camminata, a bere un bel bicchiere d'acqua, perché è davvero un posto incantevole, immersi nella natura praticamente sotto portaforce. Quindi vi invito a venire, perché ora la nostra intenzione non è quella di fermarci alla pulizia, vogliamo fare un piccolo percorso con una staccionata, riprendere la fontana, dargli una sistemata, anche se andrebbe già bene così come potrete vedere, però cerchiamo di abbellirla un pochino, ripulirla, sistemarla come merita di essere sistemata, in modo che questo qua possa diventare una meta fissa dei turisti che vogliono fare trekking a Cleto, a Fontana do Siccu. Quindi venite anche alla Fontana do Siccu a Cleto. E tra l'altro non c'è soltanto questo da vedere a Cleto, perché c'è, io adesso ne approfitto per rilanciare la camminata nel borgo di Cleto che avverrà il 4 di agosto prossimo, e ci sono altri percorsi che, come diceva Fedele, saranno puliti. Sì, ma infatti, scusa se ti interrompo, questo è il primo di tanti percorsi che andremo a risistemare e a ripulire, perché è nostra intenzione, l'anticipo, di stringere una collaborazione con il CAI per far entrare Cleto all'interno di un circuito di percorsi che riguarda tutta la provincia di Cosenza. E poi con questo bando dei borghi che stiamo aspettando abbiamo già studiato come collegare i due castelli, come ripulire e collegare i due castelli e le gole di San Giovanni qua dietro, quindi è tutto in divenire. Questo è un primo piccolo tassello di quello che da qui a breve troverete a Cleto per gli amanti del trekking soprattutto, quindi avrete presto altre notizie, nuovi aggiornamenti. Intanto godetevi questa piccola chicca, perché davvero io e Riccardo oggi siamo davvero fortunati a venire a vedere una cosa del genere, quindi venite a vedere la Fontana do Siccu. Cosa dire se non che seguiremo intensamente le attività, insomma, del comune di Cleto e nel divenire questa bellissima iniziativa. Bisogna rimanere uniti, questo lo diciamo sempre, anzi se qualcuno volesse venire a darci una mano, noi diciamo che è tutto fatto con il comune e con veramente la buona volontà dei ragazzi del servizio civile, che sono stati grandiosi veramente. Quindi Riccardo Cristiano da Cleto vi saluta e per il momento è tutto. Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori e ci vediamo presto di nuovo qui a Cleto. Ciao.